Salve a tutti. Allora, stamattina vogliamo fare una piccola dimostrazione, una breve dimostrazione della nostra tastiera wireless. Qual è l'utilità di questa tastiera? Molti si chiedono. È semplicemente questa. Prima di tutto, molti sono abituati in vecchio stile, quindi avere una tastiera dell'allarme all'ingresso della propria casa, piuttosto che far funzionare l'allarme con un telecomando oppure tramite app. Ricordo che oltre al telecomando, oltre all'app, c'è anche questa possibilità, e Sistema cioè fermato. quella di armare e Sistema riservato. disarmare tramite chiavetta tag RFID. Ecco, se io vado a nascondere, come è di buon senso andare a nascondere questa centrale in un posto riservato di casa, la possibilità che ho è quella di configurare un tastierino wireless come questo, che come si vede è piccolo, leggero, peraltro anche carino, retroilluminato, con un tamper dietro, quindi può essere semplicemente fissato al muro anche con un forte biadesivo. L'importante è che questo piccolo tamper sia pigiato, perché una volta configurato, se la tastiera viene staccata dal muro, fa scattare l'allarme. Quindi questo ha un effetto, non solo la comodità per alcuni che sono abituati a questo tipo di situazione, quindi avere una tastiera all'ingresso dell'appartamento, ma ha anche un effetto deterrente. Quindi il malintenzionato o chi per lui vedrà la tastiera, saprà che c'è un allarme, ma ovviamente la nostra centrale riposta in un ambiente sicuro. La configurazione è semplicissima. La tastiera è molto sensibile, quindi bisogna fare attenzione quando si va a digitare. Noi abbiamo un codice di fabbrica che è 1, 2, 3 e 4. Cosa facciamo? Andiamo ad inserire la tastiera come telecomando. Quindi il codice utente di fabbrica è 1, 2, 3 e 4. Faccio più 1, 2, 3, 4. Configurata. Come avete visto, quando io ho digitato il primo numero, la tastiera si è spenta. Io devo fare in modo che la tastiera ad ogni operazione sia sempre accesa. Quindi a questo punto io voglio andare ad armare Sistema armato. a casa, lo disarmo, Sistema disarmato. ma c'è di più. Io ora voglio inserire questa chiavetta, che è già inserita qui, Sistema armato. Sistema è già inserita armato. sulla centrale, ma non è ancora inserita qui. Vediamo come fare. Quindi la faccio ascendere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cancelletto. La tastiera tra un po' comincerà a lampeggiare e significa che è in modalità apprendimento. Voglio aggiungere questo RFID e vado a digitare 41, cancelletto, è stato inserito. Proviamo, facciamo cancelletto, Sistema armato. Sistema sistema disarmato. disarmato. Ecco la comodità di questa tastiera. Ovviamente, nel momento in cui la stacco dal muro, la centrale suona. Vi abbiamo voluto fare questa piccola dimostrazione perché riteniamo che questo oggettino sia davvero utile. Ovviamente sempre da AdView, seguiteci sul nostro profilo Facebook e sul nostro profilo YouTube, e ovviamente sul nostro sito dadv.com con tutte le novità. Grazie, alla prossima!